Sindacati e lavoratori sono tornati a manifestare per sollecitare l'immediata riapertura delle Naiadi di Pescara in presidio in Piazza Unione davanti alla sede della regione e anche rappresentanti della Lega che è contraria a ulteriori affidamenti a privati e chiede la gestione pubblica dell'impianto sportivo. Dagli inizi di giugno, dopo il parere positivo dei tecnici della commissione al project financing volto al rilancio della piscina, sindacati, lavoratori e utenti sono in attesa della decisione della giunta regionale sulla formula di riapertura delle Naiadi e sulla scelta del gestore. Abbiamo chiesto un incontro al presidente della regione Marco Marsilio e attendiamo risposte, spiega Marcella Carletti della FISASCAT CISL Abruzzo e Molise. Noi non entriamo nel merito delle questioni politiche, non entriamo nel merito delle questioni organizzative. Per noi è importante ed è fondamentale che la struttura delle Naiadi apra il prima possibile e dia di nuovo lavoro ai dipendenti e ai collaboratori. Abbiamo saltato la tappa del 15 maggio, apertura delle piscine all'aperto. Abbiamo saltato la tappa del 1 di giugno, apertura delle piscine al chiuso. Io a questa data mi sarei aspettata un bellissimo palinsesto per la stagione estiva delle Naiadi e non essere qui sotto la regione a chiedere ancora riapriamo la struttura, non importa in quel modo, non entriamo nel merito delle questioni, ma la struttura va aperta e va aperta subito. Il comune di Pescara è pronto a rilevare la gestione, spiega il capogruppo della Lega in regione e in comune, Vincenzo D'Incecco. Riteniamo oggi più che mai che la gestione pubblica, quindi la gestione comunale attraverso una sua partecipata, che era un po' la sintesi di quel documento approvato dal Consiglio Comunale, sia la soluzione probabilmente per sempre rispetto a un problema che, non dico annualmente, ma ogni 2-3 anni si ripropone nella storia di questa città, perché abbiamo visto che purtroppo spesso in passato le gestioni parzialmente private non hanno dato continuità, non hanno saputo dare continuità. Noi oggi più che mai siamo convinti che anche a fronte di un progetto presentato la soluzione ai problemi delle Naiadi sia una gestione, una proprietà comunale e una gestione del comune. Siamo qui per ribadire questo tema perché immaginiamo che il comune abbia sicuramente senta addosso il peso e la necessità di costruire una gestione assennata che chiaramente porti alla risoluzione per sempre dei problemi delle Naiadi, e quindi siamo qui anche per dire questo, oltre che testimoniare la nostra vicinanza agli operatori del settore.